Il travel tip di oggi parla di quella che è la principale ricchezza di un qualunque viaggiatore, e cioè poter parlare la lingua del paese in cui ci si trova a viaggiare. Perché se per parlare una lingua ti dà accesso a infinite possibilità, ti apre la porta di una cultura, ti può far comprendere meglio gli usi e costumi di un posto, ti può dare accesso a delle situazioni che diversamente non ti saresti neanche immaginato. Come ho già detto in un altro video, io ne parlo 6, ovviamente l'italiano, poi parlo perfettamente l'inglese, molto bene il tedesco e il russo, benino lo spagnolo, in maniera sufficiente il francese. Piccolo sogno nel cassetto è arrivare alla fine della vita e parlarne 10. Mi piacerebbe imparare l'hindi, mi piacerebbe imparare l'arabo, il cinese sarebbe tosto, e poi ovviamente la lingua circassa, che è una lingua assolutamente inutile parlata in una regione grossa come il Piemonte, però è la lingua dei miei suoceri e quindi presto o tardi penso che ci dovrò avere a che fare. Ma senza arrivare a questi estremi, diciamo che parlando inglese, francese, spagnolo, voi avete a disposizione qualcosa come 4 continenti su 5, perché con inglese avete Europa, Nord America e Oceania, con lo spagnolo tutto il Sud America, col francese quasi tutta l'Africa. Capite che è già un bel viaggiare se sapete queste 3 lingue, che non sono neanche troppo difficili da imparare perché sono molto simili all'italiano. Ma ovviamente questa cosa non basta a far sì che tutti noi parliamo inglese, francese e spagnolo. Quindi partiamo da un primo consiglio di base. Quando avete una destinazione, cercate di imparare subito il prima possibile come si dicono 3 parole nella lingua locale, che sono buongiorno, grazie e arrivederci. Se proprio volete fare i fighi, metteteci anche buon appetito e come stai, perché queste sono 5 banalissime espressioni che uno usa più o meno 10 volte al giorno, tranne buon appetito che la usi 2 volte al giorno, che però si usano in condizioni di contatto umano tali che ti permettono di essere ben visto dalla gente del posto. Cioè, se tu vai in Turchia, chiedi un'informazione a un passante, questo ti dà l'informazione e tu gli rispondi teşekkür eder, che è grazie in turco, l'inerzia della tua relazione con la gente cambia. Le persone con cui parli più facilmente ti sorridono, capiscono che stai facendo uno sforzo di venirgli incontro, in qualche modo inizi a essere ben visto, e questa cosa quando si viaggia ha un prezzo inestimabile. Non costa niente, perché 3 parole le può imparare anche una scimmia. Detto questo, ovviamente non è che bastano 5 parole per parlare una lingua, poi bisogna saperla parlare, no? Allora, come vi ho detto, io parlo 6 lingue, il che significa che ho provato tantissimi metodi di studio diverso e vi posso garantire 2 cose. La prima cosa è che non esistono i metodi miracolosi. Le balle, ragazzi, se volete imparare una lingua vi ci dovete mettere sotto. Ora, non vuol dire che dovete studiare 24 ore al giorno, magari bastano 10 minuti al giorno, ma di lì a dire che non è uno sforzo ce ne va. Lo sforzo ci va sempre. Persino imparare la tua lingua madre è uno sforzo. Cioè, quando tu sei un nano di 20 centimetri e tua mamma ti guarda e ti fa e pisi 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 pucci pucci, la vuoi la pappetta, la mangi, e tu la guardi e dici non ti capisco, ma poi dopo 2 anni piano piano inizi. Quindi, in sostanza, 1, non esistono i metodi miracolosi, e soprattutto 2, non esiste un metodo unico. Cioè, imparare una lingua è sempre comunque un processo multisorgente. Non pensiate di comprare un libro, di prendere un corso e con quello di imparare una lingua. Fatte queste 2 premesse, veniamo un attimino al sodo di qualche consiglio su come imparare una lingua. Ci sono tantissimi metodi. Il metodo più tradizionale ovviamente è quello di prendere un insegnante oppure iscriversi a un corso. Questo è sicuramente un metodo eccezionale, ma ha un grosso problema. 1, tendenzialmente costa molto, perché una persona giustamente la devi pagare, e 2, ti obbliga a dei limiti di tempo e di spazio. Nella vita che facciamo noi tutti i giorni, sempre presi, indaffarati, miliardi di cose da fare, non tutti hanno la capacità e la costanza di frequentare un corso settimanalmente per 2 anni, eccetera eccetera. Vi faccio un mio esempio personale. Io, per imparare il tedesco, ho fatto una prima parte da autodidatta e poi mi sono iscritto a un corso avanzato del Goethe Institute di Torino, no? Però io ogni sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno dovevo andare in centro a Torino a fare 3 ore di lezione. Al tempo lo potevo fare perché avevo un lavoro geograficamente stabile. Oggi come oggi per me sarebbe pura fantascienza. Non per questo devo rinunciare a imparare una lingua. Quindi andiamo avanti. Si possono comprare dei libri, anche quelli servono parecchio, ma hanno un problema, che facilmente sono voluminosi, occupano spazio e pesano. Per cui tipicamente uno lo compra e poi una volta non se lo porta perché pesa, una volta non se lo porta perché è grosso, alla fine rimane lì sul comodino inutilizzato. Ora, nell'epoca degli smartphone sono nate delle app che sul nostro telefonino comodamente ci inseriscono dei corsi di lingue. Nell'universo delle app non c'è dubbio che la più conosciuta, la più popolare, la più famosa in generale sia Bubble. Come funziona Bubble? Bubble sostanzialmente contiene una serie di lezioni interattive e con le quali piano piano, progressivamente, tu impari gli elementi chiave di una lingua e soprattutto il lessico. A seconda della lingua che vuoi imparare ci sono diversi corsi, no? Ognuno dei quali è costruito
specialisticamente da un team di esperti di quella lingua lì. Per cui, per quanto il metodo sia simile, sicuramente ci saranno delle differenze tra il corso di inglese, quello di francese e quello di russo, che è quello che ho qua davanti a me e che sto sperimentando per migliorare la mia conoscenza di questa lingua. Una volta che avete selezionato la lingua di vostro interesse, vi si aprono tutta una serie di corsi per principianti, lezioni di grammatica, corsi speciali. Nel caso per esempio del russo c'è un corso dedicato all'alfabeto, perché non è lo stesso alfabeto che si usa nelle altre lingue. Qual è il vantaggio di un'applicazione come Babbel? Il vantaggio grossissimo è che sta roba sta dentro il telefonino, per cui ce l'hai letteralmente a tua disposizione quando vuoi. Quindi se io mi scarico una lezione sul cellulare, la posso fare quando sono in aereo, la posso fare quando sono in metro, in tram, il che è straordinario perché permette a tutti quanti di trovare del tempo in una vita dove quasi nessuno ha mai tempo sostanzialmente. L'altro grande vantaggio è che è interattivo, cioè non ha un approccio unidirezionale, ma ti insegna tre parole, poi te le fa ripetere, poi te le fa scrivere, il che ti permette anche di avere un feedback importante sull'apprendimento della pronuncia e della scrittura. Ci sono alcune lingue dove la pronuncia e la scrittura sono cose molto molto complesse, per esempio il francese. Come vedete ci sono tantissime lezioni, una lezione ci vorranno 10-15 minuti a farla, non di più. Facciamo un esempio, a casa. Ok, quartiere e dom. Scarico la lezione. Quartiere. Quartiere. Giusto. Комната. Комната. Кухня. Кухня. E questa era più difficile, cucina era un pochettino più tosta come pronuncia. Dopo aver provato la pronuncia devo prendere le quattro parole che ho imparato e associarle al significato. Quindi dom è casa, komnata camera, kvartira appartamento, kuchnia cucina. E poi si va avanti con esercizi di scrittura eccetera eccetera. È chiaro che con il russo parto già da un livello in cui conosco tante cose, per cui molte delle cose che vedo su Babbel in questo momento sono scontate per me. Ciò non di meno è ottimo per espandere il mio lessico, perché c'è la lezione delle 100 parole più importanti al cui interno ci sono un sacco di parole che non conoscevo. Quindi se volete provare Babbel per imparare o migliorare una lingua di vostro gradimento, non dovete far altro che scaricare l'app oppure andare sulla versione desktop, registrarvi e acquistare uno dei pacchetti che vengono proposti. A tal proposito, siccome Babbel è lo sponsor di questo video, mette a vostra disposizione, che seguite questo canale, un'offerta promozionale dove pagate solo 3 mesi su 6 mesi di iscrizione, quindi avete 3 mesi gratis. Se volete delle informazioni le trovate tutte nella descrizione del video. E questo è quanto per quanto riguarda i metodi di apprendimento attivo, cioè quando si studia una lingua. Però, come vi dicevo all'inizio, una lingua non è mai un processo monofattoriale, non è che studi una lingua e la parli. Quante persone fanno corsi di lingue e poi non parlano la lingua? Una delle cose fondamentali è mettersi dentro una situazione in cui la lingua la si usa attivamente, perché in questo modo il cervello la impara molto più in fretta. Se il vostro livello è già molto alto, guardare un film è un'ottima cosa, perché i film contengono un sacco di cose che si impara molto in fretta, diciamo. Però dovete già avere un ottimo livello. Se invece siete un po' principianti, magari siete anche giovani, avete del tempo e magari vi piacciono i videogiochi, giocate ai videogiochi nella lingua che volete imparare, non in italiano. Io parlavo già molto bene inglese quando avevo 17-18 anni, e questo perché nella mia adolescenza io ero un infognato di giochi di ruolo. Mi piacevano da morire Final Fantasy, Zelda, tutti quei videogiochi là, che avevano una storia, avevano una trama e dove i personaggi continuavano a parlare tra di loro. Ai miei tempi c'erano solamente in inglese, non esistevano in italiano, per cui io per capire cosa stava succedendo dovevo sempre mettere pausa e col vocabolario cercare che cos'erano certe parole. Alla fine il mio lessico dell'inglese si è espanso incredibilmente, e questo giocando, facendo una cosa che mi divertiva. Poi crescendo mi è un po' passata la cosa dei videogiochi, ma è rimasto un altro grande amore della mia vita, che è la musica. Cosa c'è di più bello che imparare una lingua ascoltando della musica che ti piace? Quindi il consiglio che vi do è: prendete un artista la cui musica vi fa impazzire e che canta nella lingua che vi interessa e imparate i testi delle sue canzoni. In questa maniera imparerete un sacco di espressioni, un sacco di cose di uso comune, ma anche di uso gergale, delle cose che non si trovano magari nei libri di scuola. Ora, è chiaro che la disponibilità di artisti che cantano in lingua madre cambia drammaticamente a seconda della lingua che vogliamo imparare. If you want to learn English, that's pretty easy, because there is such a wide range of artists on any kind of musical gender, it's really impossible to not find something you like. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Si quieres aprender el español, por ejemplo, puedes escuchar el escape. López algo especial, desde que churrito ya bailaba ska, su bota, su chaleco, su forma de andar, no está domesticado, ma la libertad. Sigue, 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 sigue. Si vous voulez apprendre le français, il y a beaucoup de belles chansons romantiques. Tous les oiseaux de point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, para-pa-pa-pa. Wenn du Deutsch lernen möchtest, vielleicht es ist ein bisschen schwerer, schönes Musik zu finden, aber wenn du Metal magst, das ist super leicht. Was macht ein Mann, der zwischen Mensch und dir nicht unterscheiden kann? Was?
Наездли вы хотите учить русский язык, пока вы слушаете красивую музыку. Ребят, удачи! Отцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Потому что нельзя быть на свете красивая такой. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. Ce n'è una buona. Me ne serve una buona, mica tante, cioè. У вас есть песня, красивая песня, которая не есть народная, или про войну, или где не есть супер трэш слова, пожалуйста? Есть, да, сейчас тебе покажу. Все лучшее ждет нас впереди. Paracula, понимаешь paracula? Понимаю. Paracula, vedi? Anche lei impara le lingue. Imparatela anche voi.